del Monza e Brianza, perché parliamo della nostra segreteria del Tech Service. Vai! E sentite che musica, mi ricordo, eh? Attenzione, perché abbassa la musica, perché devo fare abbassa tutta la musica, devo fare adesso un piccolo annuncio importantissimo, perché questi campi o piove tanto, c'è tanto sole, è difficilissimo tenerli in ordine e renderli perfetti per i giocatori che ogni tanto rompono. Ma davvero, questo si può fare soltanto se si è a disposizione di un'equipe come loro. I nostri addetti ai campi, applauso! Perché ogni tanto qualcuno si fa male e c'è bisogno, non c'è il medico è andato in ospedale, dov'è il medico? Eccolo qua, abbiamo un medico atletico, perché abbiamo il responsabile del nostro staff medico, ma soprattutto anche la squadra della scuola tennis di Monza. Ma attenzione, qui vorrei l'applauso più forte, un applauso speciale, perché se abbiamo avuto una settimana così calda, fate tutti un passo più avanti, perché sennò possono pensare che state innamorati. Una settimana calda, difficile, dura, il tennis fantastico, ma soprattutto corredata di ragazzi, devo dire, di un'educazione, è una cortesia, è una bellezza unica, perché sono i raccattapalle di questo torneo. Facciamo un grande applauso ai vostri ragazzi! Attenzione, abbassiamo la musica, qui abbiamo tre uomini incredibili. Il quarto, allora, avevamo deciso di farlo entrare, lui adesso alzerà la mano per favore. Puzio Rente, quindi è? Storio Rente? Il nostro, no, ringraziamo, perché entra lo stesso, dopo? Ovviamente. Adesso il direttore è allora lo insieme. Vorrei un grande applauso per il direttore organizzativo del torneo Challenger Tour di Monza e Brianza. Torneo Pizzo San Ennio Barbiera!
di aiuto vorrei, abbiamo visto qui da qualche parte, abbiamo un ospite molto speciale, faccio un po' il programma perché vorrei per uno dei quattro grandi supervisor qui perché l'anno prossimo ci sarà un po' tantissimo per me, Carlos Sanchez, dove? Adesso che chiamiamo Supermaster, che vuole chiamare qui sul nostro campo, il Supermaster di questa settimana, Stefan Pretua. Facciamo un grande applauso. Thank you.
Alessia Di Mauro. Perché non l'hai visto? Perché ho voluto andare via che erano le 7:30. Abbiamo un ventilatore portatile? No. Sono scottato tutto. Io bastardo. C'era qua Franco e Andrea, si sono messi là, però sono stati qui una mezz'oretta, qua si vede meglio, sono stati qui una mezz'oretta e basta. È pronto o no? Un challenge in testa, ma sì, ci sono io per giocare. Va bene. Ma che cazzo è il suo già, dai? Ma che lui è?